quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi. Requisito, poi la cannuccia palustre, poi abbiamo le ninfee. L'impianto di fitodepurazione che abbiamo progettato è stato progettato per riutilizzare le acque grigie della cucina. Praticamente l'acqua passa tutta attraverso le piante e uscirà pulita al 90-95%, che non è potabile, però è riutilizzabile per l'orto. Il cortocircuito nasce nella periferia sud-est di Roma. Siamo qui da 26 anni. Ovviamente questo è un posto occupato e autogestito. 4 anni fa c'è stato un incendio che ha distrutto il padiglione centrale dell'attività del centro sociale, e dove appunto c'era l'osteria, ma dove si facevano tutte quelle attività, la scuola popolare, presentazioni di libri, assemblee, il fulcro diciamo del centro sociale. E da quel momento abbiamo subito ovviamente avuto il desiderio di ricostruire. Lo stiamo facendo con delle tecniche particolari. Abbiamo un edificio in paglia e legno, antisismico, fonoassorbente, i laghetti della fitodepurazione per il riciclo delle acque, quindi stiamo cercando di creare non solo un edificio ma un ambiente più grande in equilibrio con l'ambiente che lo circonda. L'idea era di provare a sperimentare un progetto partecipato all'interno di un'area urbana, cosa che è abbastanza rara, caratterizzandolo con materiali sostenibili. Ultimamente è nata l'idea di coibentare il pavimento con 17.000 bottiglie di birra da 0,66, anzi se ne avete portatene, e questa è una cosa che è nata nel frattempo, quindi qui è una continua evoluzione. Ecco. La cosa importante non è tanto la lunghezza della bottiglia, l'altezza della bottiglia. Messe le bottiglie verranno fatti dei riquadri in legno in maniera tale da contenerli e verrà messo l'altra sabbia a secco. Quando mi metto a fare qualcosa insieme, quella diventa l'occasione poi per scambiare pensieri, scambiare idee, progetti, e quindi di fatto l'autocostruzione diventa quasi lo strumento per qualcos'altro. Mi sembra che dentro la società del consumo stiamo dando un segnale preciso che un altro mondo possibile si fa. Questo cambiamento in atto c'è, poi sta a noi fare in modo che questo cambiamento diventi una realtà e non soltanto una scintilla che poi man mano si spegne. Non saprei dire quali sono le prospettive, ma sono contento che non vedere acqua ferma. Le istituzioni non hanno molto interesse a posti come questo, dove la gente pensa, dove la gente si autodetermina, si autogestisce, quindi si responsabilizza e cresce. Noi andremo avanti perché il nostro lavoro è importantissimo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.